Ciao ragazze, video haul. È un haul un po' particolare perché ci sono delle cose all'interno di questa busta che ho comprato io, ma altre cose mi sono state anche regalate e ve le volevo mostrare. Vi volevo fare subito una domanda: cosa dite di questa luce che comunque mi abbaglia in maniera inclemente, ragazze, però sono disposta al sacrificio se mi dite che si vede meglio di prima, cioè non lo so, perché comunque vorrei anche girare di sera, il tempo diventa sempre meno. Adesso tra l'altro veramente sono molto 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 impegnata, quindi vorrei girare anche di sera e sto cercando di trovare un modo per poterlo fare, per cui ditemi se questa luce secondo voi va bene. È una luce bianca, vi ho messo la foto su Instagram, datemi dei consigli, ditemi se effettivamente va bene oppure no, spero veramente di sì. Comunque, work in progress. Detto questo, ragazze, partiamo subito. La prima cosa che vi voglio mostrare è un regalo che mi è stato fatto da Cristina, la solita Cristina, la mia amica Cristina, a cui mando un bacio. La quale in questo periodo mi fa sempre dei regali veramente bellissimi, graditissimi, ma che mi lasciano senza parole, non tanto per il regalo materiale in sé quanto per il gesto e quanto per l'affetto che mi dimostra sempre. Mi ha scritto una lettera bellissima ad accompagnare questo regalo, quindi ragazze, non so davvero cosa dirvi. Di fronte a queste cose veramente la gioia è tanta, perché comunque gesti come questi oggigiorno sono rari. Comunque, al di là di queste cose che lei sa perché gliel'ho detto in privato, lei mi ha regalato questa crema. Questa è una crema colorata di NARS che lei mi ha detto utilizzare da un po' di tempo e con cui si sta trovando molto bene. Io l'ho utilizzata pochissimo in realtà, prima cosa perché ve la volevo mostrare, quindi ancora non l'ho utilizzata, però volevo sapervi dire qualcosa così a primo acchito. Ha dei pro e dei contro per quanto mi riguarda. Il pro che metto al primo posto è il fatto che abbia un fattore di protezione 30 e che comunque dia un bel aspetto al viso, non essendo un fondotinta, nemmeno né una BB cream né una CC cream, insomma è una crema colorata vera e propria. Idrata, quindi ha in sé questo potere magico, cioè idrata la pelle, dà un bel aspetto all'incarnato, però secondo me può essere utilizzata nel caso in cui non si abbiano delle notevoli imperfezioni sul viso, perché non è coprente. Ecco, questa è la cosa che non tanto mi piace. Io l'ho utilizzata per 2 giorni, quindi non so ancora cosa dirvi. Comunque ve la recensirò se vi interessa più in là. Per ora diciamo che ho visto sia dei pro che dei contro, ma vi vorrei fare una recensione più approfondita se vi interessa. Quindi questo è il primo prodotto di cui vi volevo parlare. Vediamo se mette a fuoco con questa nuova luce. No, non lo mette, bene, benissimo. Poi ragazze, questo è un regalo a cui tengo tantissimo ed è un regalo che mi è stato fatto in questo periodo ed è un orologio. Ed è un orologio che io volevo da tanto tempo, in realtà ero molto indecisa, perché me ne piacevano due modelli, quello beige con le borchiette oppure questo qui con questa fantasia camouflage, quindi maculata, che è veramente molto molto bello. E poi alla fine ho deciso per questo e devo dire che non mi sono pentita, perché è molto 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 carino, veramente carinissimo, molto bello. La particolarità, la cosa veramente carina che lo rende molto femminile, è che all'interno del quadrante ci sono questi svaroschini, non so se li potete vedere all'interno del quadrante. Ecco, forse così, vabbè, accontentatevi ragazze di questo. Comunque penso che così si siano almeno visti, si siano intravisti. Ci sono gli svaroschini a segnare le varie ore. Una cosa invece che ho comprato, che volevo da tanto tempo, davvero da tanto tempo, e che non compravo mai, è questo qua. Questo è l'illuminante di The Balm. Ora ragazze, io su The Balm ho detto sempre come la penso. Per me è un brand stupendo, veramente un brand molto molto valido, che ad un prezzo equo, quindi con un ottimo rapporto qualità prezzo, offre dei prodotti veramente validi. Questo illuminante per me è uno degli illuminanti più belli che io abbia mai visto. Lo sto utilizzando da un po' di tempo, da un po' di giorni, veramente pochi, perché è un haul, quindi l'ho comprato da pochi giorni e ve lo volevo mostrare. Però ragazze, mi piace un sacco. E poi la cosa che veramente mi manda in estasi, in brodo di giuggiole, insomma, che mi fa andare fuori di testa, il packaging di questo, di tutto quello che ho di The Balm, ragazze, è davvero davvero davvero
Super, super, super. Io penso che veramente il packaging di The Balm sia uno dei più bei packaging che io abbia mai visto tra i prodotti cosmetici. E devo dire che la forza attrattiva è sempre tanta. Davvero stupendo. Questo qua l'ho pagato, ragazze, sulle 16 euro, mi sembra, intorno alle 16 euro. Poi ho preso questo, ragazze, che è il kit di Pupa, il Fluffy Velvet Lasting Color di Pupa, che è un set che penso sia uscito da tanto tempo, che però lì per lì mi aveva lasciato indifferente. Ultimamente invece ero entrata abbastanza in fissa con questo effetto velluto sulle unghie e quindi ho detto vabbè, lo prendo. Dietro ci sono tutte le spiegazioni di come si utilizza questo kit. E non vedo l'ora di utilizzarlo, infatti vedete che non lo smalto perché pomeriggio voglio vedere com'è l'effetto sulle unghie. Ho preso questo colore bordeaux che è davvero stupendo, è un rosso bordeaux che vira al borgogna, che veramente è molto natalizio, e poi l'effetto, se viene così come dimostrato sulla confezione, è ultra wow. Questo sempre intorno alle 11 euro, può darsi che costi? Non mi ricordo, ragazze, perdonami. Ho preso questo, volevo un olio per fare dei massaggi al viso, ve l'ho scritto anche su Facebook e anche al corpo, e inoltre volevo un olio per struccarmi gli occhi, perché ultimamente io con i miei occhi ho dei problemi serissimi, nel senso che mi brucia tutto, qualsiasi cosa metto sugli occhi mi brucia. Tante di voi mi hanno consigliato il Non ti scordare di me, e io ho intenzione di prenderlo, ma non adesso, quindi adesso non lo posso prendere, per cui cercavo qualcosa da utilizzare per struccare gli occhi e poi per fare un bel massaggio al viso, soprattutto di sera. Ho preso questo, che è l'olio di karité naturale al 100% di questa linea, Floralia si chiama. Dice che non unge, effetto immediato per ogni tipo di pelle, un effetto lisciante e vellutante, per cui ragazze è quello che mi serviva. Ero indecisa tra questo e l'olio di rosa moscheta, però siccome qua dice anche che è protettivo, lenitivo, siccome io ho la pelle sensibile, perché anche se c'è un filo di vento o un minimo accenno di freddo divento subito rossa, questo qua dice che, qui c'è scritto che questo olio lenisce, ed effettivamente so che tra le proprietà dell'olio di karité c'è anche questa, per cui vi dirò cosa ne penso. Tra l'altro questa è una linea bio, mi sa che sia completamente bio, non testata sugli animali. Sì, ci sono tutte le certificazioni del caso, vedete? No, 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 non vedete, ma fidatevi perché lo sto leggendo, per cui penso che sia valido, non lo so. Proviamo se riesco a struccarmi gli occhi la sera. Poi ho preso, quindi tutto questo che avete visto l'ho comprato alla Gardenia, mentre alle profumerie Sensation ho voluto prendere questo set qui, trifasico di Clinique, in queste confezioni così, che io vi consiglio nel caso in cui per esempio vogliate fare una prova di un mese, perché vi basta, è più che sufficiente, e vogliate provare questo trattamento trifasico. Ora io col trifasico ho un rapporto di odio ed amore. Nel senso che comunque è un trattamento validissimo per il viso, io a volte ne sento proprio l'esigenza. Tuttavia, lo devo poi smettere per un po' di tempo e lasciare la mia pelle fare quel cavolo che le pare. Nel senso che io tante volte sento la pelle, cioè io ascolto, ho sempre detto questa cosa, io ascolto la mia pelle, quindi ci sono delle sere in cui addirittura io vado a letto senza mettere niente, cioè metto un po' di acqua di rose e poi lascio la pelle libera di respirare, non metto nemmeno crema perché sento l'esigenza, proprio sento l'esigenza, e di solito la mia pelle risponde bene sempre. Ora, in questo momento, io voglio fare un mese di questo trattamento, di questo trifasico, quindi lo farò e dopodiché vediamo come va. Vi farò sapere. Faccio sempre così, ecco, faccio un mese con questo trattamento, dopodiché vedo come va, com'è la situazione, e quindi o lo continuo oppure lo smetto. Però ho voluto prendere questo trattamento, che è composto appunto dal sapone, dalla lozione esfoliante, il numero 2, io ho preso il numero 2 per la mia pelle, quella più adatta, e poi da questa crema qui, che è una delle creme migliori secondo me in commercio. Con cui mi sono sempre trovata bene, e a cui poi aggiungo però anche il trattamento antirughe. Quindi, ragazze, su questo vi ho parlato forse in un video tempo fa, credo di sì, non mi ricordo, mi pare di aver fatto un video specifico. Questo qua l'ho pagato intorno alle 20 euro. Quindi, ragazze, detto questo, vi ho mostrato tutto.
Non lo so se queste luci siano state di aiuto oppure no, se abbiate visto meglio oppure no, fatemelo sapere. Vi ricordo che sono anche su Instagram e su Facebook, a fine del video vedrete dove potermi trovare, a fine video vedrete dove potermi trovare, quindi venite a trovarmi, io vi aspetto anche lì, trovate i link nell'info box. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi mando un grandissimo bacio per ora e ci vediamo alla prossima, ciao!